Letto in TV oggi abbiamo davvero una bellissima intervista perché abbiamo un artista davvero molto molto interessante. Qualcuno di voi la ricorderà sicuramente perché è già stata nostra ospite. Lei è molto brava, è giovanissima ma ha già raggiunto degli importanti traguardi. Adesso ne parleremo insieme. Sto parlando di Carlotta B. Ciao Carlotta, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, ciao Giusy, grazie. È un piacere averti qui con noi. Allora, Carlotta B, nel senso, Carlotta B è nome d'arte nuovo, perché in realtà noi ti avevamo ospitato come Carlotta Bianchini. Sì. Però cambia il nome, ma non solo quello, nel senso, cambia il nome, scelta stilistica, eccetera, ma anche un po' questo percorso si è evoluto, nel senso che tu sei andata anche a studiare fuori, a Londra, quindi un percorso molto interessante di studio, che poi appunto si trasformerà anche in lavorativo. E quindi cosa cambia, Carlotta? Cioè, al di là del nome, cosa c'è di nuovo? C'è stata in primis una crescita personale, perché con il cambiamento, il fatto di andare a vivere a Londra, all'inizio un po' spaesata, ho conosciuto una nuova realtà. Quindi ho imparato anche a conoscere me stessa e sono arrivata anche ad un punto in cui ho iniziato proprio a vedermi formata e ho sentito tante cose diverse, quindi si è più o meno visto anche dal punto di vista musicale, perché sono cambiata tanto anche da quel punto di vista, la mia voce è cresciuta tanto, ho sentito veramente un grande cambiamento anche dal punto di vista tecnico, perché appunto andando a studiare anche canto professionalmente, comunque fortunatamente i risultati si vedono, e quindi questa scelta di cambiamento è stata un po' un modo per riflettere sia una crescita personale che una crescita anche vista da fuori, dall'esterno, da chi mi conosceva prima e mi ha visto crescere e mi voleva. Beh, direi anche un perfezionamento, perché già ti avevamo visto, insomma, i livelli erano già ottimi, però un perfezionamento, una crescita continua, come giusto che sia. Ecco, cosa hai visto a Londra, quindi chiaramente all'estero, in un posto diverso dal nostro, che secondo te nella formazione di un artista sia, come dire, importante o se vuoi anche superiore al metodo italiano? Perché se ci sono da fare, diciamo, delle considerazioni, le facciamo. Cioè, cosa secondo te veramente c'è di importante lì che ti viene trasmesso? Guarda, mi viene un po' da dire la versatilità, perché prima io mi consideravo già molto versatile dal punto di vista musicale, perché non tanto per quello che andavo ad interpretare, ma per le canzoni che ascoltavo, il genere e tutte queste cose qui. Lì, siccome nel mio percorso artistico che ho fatto quest'anno era previsto che andassi a conoscere meglio diversi generi durante tutti questi mesi che ho fatto, ho trovato anche, ho imparato a conoscere tante cose sulla musica e su anche la tecnica vocale, tutte queste cose qua che mi hanno aiutato tantissimo a capire anche cosa piacesse davvero a me. Quindi da quel punto di vista mi viene proprio da dire che avendo fatto questa università qua di canto, ho conosciuto una realtà nuova dal punto di vista stilistico, qualcosa che qui in questo momento non si può vedere, perché obiettivamente la scena italiana è tanto concentrata su generi che possiamo definire più moderni, un po' più popolari, che in questo momento vertono sulla popolarità, quindi un suono magari un po' più commerciale che diventa una melodia, in inglese catchy, una melodia un po', come si dice, che ti rimbomba in testa, no? E quindi non lo so, cioè queste cose qui secondo me sono delle caratteristiche che si possono notare tanto dal punto di vista della differenza, perché lì a Londra ho notato quanto anche le persone da cui ero circondata avessero voglia di conoscere e di interessarsi. Durante diverse lezioni avevo un corso settimanale che verteva sul andare ad esplorare la propria identità con la musica, quindi ogni volta trattavamo argomenti diversi e cercavamo di riflettere
su cosa volessero dire determinate cose accompagnate dalla musica. Quindi non so bene come arrivare ad una conclusione di questo punto, però la sostanza è che ho conosciuto tante cose che qui non riesco a vedere. Anche per esempio una canzone, andando sul banale, metal oppure un rock hard, che obiettivamente non è il primo genere a cui vado a pensare quando devo dire qualcosa che mi piace, però lì mi hanno fatto pensare tanto alle parole, al testo, al metodo di studio, al metodo in cui la canzone è stata scritta, che cosa c'è sotto l'assolo di chitarra. Ci sono tantissime sfaccettature che sono state sottolineate in maniera impeccabile e che qui obiettivamente mancano un pochino, purtroppo per fortuna, non lo so. State comunque molto importanti. Quindi Carlotta B, anche perché tu cominci a cantare in inglese, quindi scegliamo anche la lingua inglese. E un'altra, diciamo, importante novità è che sei tu a scrivere testo e musica adesso. Sì, ci stiamo provando. Ho iniziato a scrivere l'anno scorso, anzi 2 anni fa, perché c'era già il Covid, è stato un momento di espressione personale. E ho iniziato a scrivere, sì, un pochino provando a mettere giù qualche accordo da sola al pianoforte, e devo dire che mi aspettavo molto peggio, perché io sono anche partita per Londra con la consapevolezza di non essere una cantautrice, perché ovviamente per essere cantautore devi avere anche tanta esperienza con la mano, quindi devi saper scrivere, devi sapere che cosa vuoi dire. Io non ho tutta questa, non sono convinta di avere la conoscenza necessaria per poter scrivere effettivamente dei testi che possano avere un livello buono, cioè tipo quei testi che nel momento in cui li ascolti dici wow, ma come ti vengono in mente queste cose? Lì, sempre parlando di Londra, essendoci corsi diversi, anche songwriting e persone comunque che scrivono i propri testi da soli, ma da anni e anni, e lì a Londra dovevano scrivere una canzone alla settimana, cioè cose che veramente non potevo neanche immaginare, mi ha fatto riflettere tantissimo. Infatti, no, mi ha fatto riflettere tantissimo sul fatto che vorrei davvero poter esprimere tutto quello che ho in testa mettendolo su un testo e su una melodia. Quindi ho provato sì a scrivere in inglese, perché appunto vogliamo essere abbastanza worldwide known. Vabbè, ma ci sta, nel senso, a parte che tu stai vivendo anche un'esperienza a Londra, quindi è assolutamente lecito il cantare in inglese, ma poi si può cantare in qualsiasi lingua, puoi cantare adesso in inglese, puoi tornare all'italiano, puoi andare a un'altra lingua. Sì. Quello poi non ha nessuna importanza se non la qualità di quello che si va a cantare, no? Quindi, anzi, questo è assolutamente positivo, è la tua versatilità, perché ti avevamo visto magari appunto cantare in italiano, ti avevamo visto nella versione anche Gypsy di Nome Ames con Alejandro Baldi, quindi una versione di Non Amarmi appunto un po' Gypsy particolare, ti vogliamo vedere anche in inglese. E so che c'è una bella novità, perché c'è un singolo in uscita il 5 di agosto, ecco, però lo faccio dire a te e spiegaci intanto come si chiama, ovviamente, e spiegaci un po' testo, sonorità, dacci qualche anticipazione prima del 5 agosto, che ovviamente noi aspettiamo. Allora, appunto, 5 agosto uscirà un brano chiamato Three Words, e tradotto 3 parole. Questa canzone l'ho scritta pensando all'amicizia in generale. Il testo è, non so bene come descriverlo, il testo può essere interpretato ovviamente, perché quando l'avevo fatto sentire per la prima volta a mia mamma e anche ai miei familiari, hanno subito pensato che fosse riferito ad un amore, a un qualcosa di mancanza, una cosa del genere. Però appunto io l'avevo interpretato come una questione di amicizia, perché in quel momento lì, essendo appunto periodo Covid e vabbè, tutto il periodo di frustrazione che abbiamo vissuto, sentivo proprio la mancanza dell'affetto dei miei amici e la mancanza di determinate persone. Quindi ho cercato di proiettare questi miei pensieri su un testo, cercando di renderlo il più personale, ma allo stesso tempo relazionabile, se così si può dire.
nel senso che un obiettivo che mi pongo è anche quello di poter permettere alle altre persone di personificare la canzone e di renderla propria. Quindi. Beh, è la forza delle canzoni, no? Quello che hai detto prima, nel senso tu volevi esprimere un concetto che era più vicino a te, magari altre persone la vivono invece in altra maniera, quella è la potenza e la forza delle canzoni, ecco, poi se si vuole essere curiosi da sapere perché l'autore l'ha scritto è un conto, però le canzoni poi sono di tutti quando sono belle, poi aggiungo, e quindi ognuno ha poi la sua interpretazione sulla vita, sulle emozioni, quindi questo è molto bello. Questa è la cosa più importante secondo me per una canzone. E poi, dal punto di vista invece musicale, ero partita come al solito dal pianoforte con una versione acustica, era semplicemente abbozzata. E lavorandoci sopra insieme anche ai produttori, a chi ha masterizzato la canzone, l'abbiamo un po' trasformata e sono sorpresa, ma allo stesso tempo molto contenta del risultato perché nel momento in cui uscirà si potrà notare che questa parte acustica è proprio completamente sparita. E quindi vabbè, una versione un po' più pop di una canzone che ha un significato abbastanza importante dal punto di vista. Confermo perché l'ho ascoltata e ti faccio i miei complimenti, però i nostri amici a casa devono ancora soffrire un po' fino al 5 agosto, però noi gli diamo già delle, insomma, delle notizie già positive, quindi per aspettare attenti. So anche che possiamo dire già, anticipare che ci sarà anche un videoclip, so anche divertente, ecco. Sì. Cosa possiamo dire senza togliere la sorpresa? Dal punto di vista del videoclip possiamo dire che non siamo professionisti. Quindi ci siamo dovuti arrangiare con gli strumenti che avevamo, con i mezzi che avevamo, abbiamo cercato di rendere il video il più terra-terra possibile, ma allo stesso tempo piacevole anche da vedere e da poter accostare alla canzone in maniera ottimale. E secondo me ci siamo riusciti, quindi spero che possa Anche piacere. questo rimane in attesa. È stato un grande piacere averti con noi, complimenti per tutto ovviamente e siamo curiosissimi e ti aspettiamo. Grazie per essere stata con noi per Real Team TV, Carlotta B. Grazie, alla prossima. Grazie. Ciao, ciao Gaetano. Ciao.